Oggi facciamo insieme i danish, questi cestini ripieni con crema pasticcera e frutta fresca. Iniziamo nello stendere il burro nella carta forno, un rettangolo 22x26, e mettiamo in frigo per il giorno dopo. Iniziamo l'impasto versando 500 g di farina con forza 300, 175 ml di latte, 100 g di uova, per ora ne versate solo metà, e 20 g di lievito fresco, sbriciolato, ed iniziate ad impastare a velocità 1. Dopo aggiungiamo 75 g di zucchero e 10 g di sale e il resto delle uova. Quando tutto sarà assorbito, aggiungiamo 175 g di burro a temperatura ambiente, buccia grattugiata di limone e semi di vaniglia. Sbattiamo l'impasto e lo pigliamo fino a quando sarà liscio e lo facciamo puntare per mezz'ora così. Stendiamo l'impasto in un rettangolo e lo copriamo con la pellicola e lo facciamo maturare in frigo per 12 ore a 5 gradi. La mattina seguente usciamo l'impasto dal frigo e andiamo ad incassare il burro. Diamo due giri in successione di pieghe, facciamo una piega da 3 e una piega da 4 e facciamo riposare in frigo per 30 minuti. Vedi? Bravo, è un po' così.
Facciamo l'ultima piga a 3 e stendiamo l'impasto subito allo spessore di 1,5 cm. Facciamo riposare così l'impasto in frigo e dopo lo stendiamo dello spessore di 3 mm. Possiamo procedere a ritagliare dei quadrati 10x10 e date la forma che preferite. Lucidiamo subito con un uovo mescolato con 20 g di latte e un pizzico di zucchero e facciamo lievitare a una temperatura di 25 gradi per 1-2 ore. Schiacciamo qui al centro dove andremo a mettere una crema pasticcera da forno e poi lucidiamo nuovamente. Nell'info box vi metto anche la ricetta della crema pasticcera da forno. Inforniamo a 190 gradi per 20 minuti. Appena sfornati, lucidate con una miscela di acqua e zucchero a velo in egual misura sulla sfoglia calda. Appena freddi, potete decorare con frutta fresca e zucchero a velo. Continuate a seguirmi se anche questa ricetta vi è piaciuta. Ciao e alla prossima ricetta!